La guerra sul fronte occidentale si apre con un evento traumatico. La violazione della neutralità del Belgio da parte delle truppe tedesche il 4 agosto 1914. Lo scopo è quello di sorprendere le difese francesi nel loro punto più debole e puntare direttamente su Parigi. La motivazione è la stessa che aveva fatto precipitare lo scontro con la Russia: la necessità della Germania di far presto, di chiudere in poche settimane il fronte occidentale per poi rivolgere tutte le proprie forze contro il rullo compressore russo. La scelta si rivelerà disastrosa sotto diversi punti di vista. In primo luogo sarà l'invasione del Belgio a rendere definitiva la decisione della Gran Bretagna di intervenire al fianco di Francia e Russia. Inoltre, l'attacco a una nazione neutrale, il Belgio martire, susciterà una fortissima impressione nell'opinione pubblica europea e darà corpo a un'immagine negativa della Germania, la barbarie tedesca, che sarà largamente sfruttata dalla propaganda dei paesi dell'intesa per tutto il corso del conflitto. Il cosiddetto piano Schlieffen mirava a risolvere il problema di una guerra condotta su due fronti. Guerra che il Reich tedesco reputava rischiosa e che intendeva risolvere con un'azione lampo finalizzata alla messa in fuorigioco politica e militare della Francia, prima ancora che la Russia avesse completato il previsto riarmo. Nel 1914, però, i presupposti su cui questo piano si basava erano in parte venuti meno, a causa del riarmo russo che, con l'aiuto dei francesi, procedeva secondo i piani, nonché della costruzione della linea ferroviaria russo-occidentale che riduceva enormemente l'intervallo di tempo che intercorreva fra la mobilitazione e l'impiego effettivo in battaglia, laddove in precedenza l'esercito russo impiegava più di un mese per sferrare l'attacco. Inoltre, i capi di Stato Maggiore russo e francese avevano concordato di sferrare l'attacco per quanto possibile simultaneamente. La guerra sul fronte occidentale si apre con un evento traumatico: la violazione della neutralità del Belgio da parte delle truppe tedesche il 4 agosto 1914. Lo scopo è quello di sorprendere le difese francesi nel loro punto più debole e puntare direttamente su Parigi. La motivazione è la stessa che aveva fatto precipitare lo scontro con la Russia: la necessità della Germania di far presto, di chiudere in poche settimane il fronte occidentale per poi rivolgere tutte le proprie forze contro il rullo compressore russo. La scelta si rivelerà disastrosa sotto diversi punti di vista. In primo luogo sarà l'invasione del Belgio a rendere definitiva la decisione della Gran Bretagna di intervenire al fianco di Francia e Russia. Inoltre, l'attacco a una nazione neutrale, il Belgio martire, susciterà una fortissima impressione nell'opinione pubblica europea e darà corpo a un'immagine negativa della Germania, la barbarie tedesca, che sarà largamente sfruttata dalla propaganda dei paesi dell'intesa per tutto il corso del conflitto.